micro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è quello di avvocato dell'anno, responsabilità medica, risarcimento del danno. Motivazione. Per essere considerato uno dei massimi esperti in Italia in diritto sanitario, per fornire al cliente una consulenza sempre puntuale e dettagliata e per la professionalità e la passione costante. Il premio va a Bruno Sgromo, studio legale Sgromo. E naturalmente con noi il titolare, l'avvocato Bruno Sgromo, giustamente avvocato dell'anno, non poteva che essere lui a salire sul palco. Buonasera, questo naturalmente è il suo riconoscimento. Grazie. Peraltro è una conferma, adesso raccontiamo, insomma. Sì, ormai sono tanti anni. È già stata riconosciuta l'eccellenza, insomma, quindi se di anno in anno viene confermato vuol dire che qualcosa c'è. Allora, adesso lo raccontiamo anche a chi ci segue. Intanto le chiedo per prassi un commento a caldo su questo ennesimo riconoscimento. Sì, allora, diciamo, come studio io rappresento ormai uno studio composto da 15 persone e siamo sempre, come dire, lieti di venire qui a Milano per questo premio. E certo, quest'anno purtroppo la pandemia ci ha segnato tutti e evidentemente io peraltro mi sarebbe piaciuto venire qui con tutto lo studio, ma purtroppo questo non è stato possibile, sappiamo benissimo. Un po' cambiato i piani. E diciamo, sappiamo benissimo il perché. Diciamo che poi quest'anno e mezzo di pandemia anche come dire, è segnato un po' una zona grigia, se vogliamo, perché non abbiamo dei riferimenti normativi in ambito di responsabilità sanitaria. Perché questo? Perché è capitato che pazienti che hanno, come dire, sono entrati in ospedale per altre patologie e poi magari sono deceduti a causa del Covid. Ma non vi è un riferimento normativo in merito a questo. Tant'è vero che, diciamo, in questi giorni al Senato della Repubblica Italiana è stato approvato in Commissione Giustizia un emendamento che prevede uno scudo per quest'anno e mezzo per i medici per via della, certo, uno scudo penale per via della pandemia. E devo dire, siamo stati anche lungimiranti, perché poi io sono anche presidente di un'associazione che si chiama Siodis, che accorpa un po' tutti gli avvocati e non solo, che si occupano di diritto sanitario, molti avvocati, non tutti, e già mesi or sono avevamo deciso di non seguire casi Covid, anche per una questione di etica e appunto anche per tutelare, come dire, i medici che comunque, certo, stanno facendo un lavoro eccezionale. Certo, infatti nella motivazione non a caso si legge una consulenza sempre puntuale e dettagliata per la professionalità e la passione costante. Insomma, tutto questo vi ha portato effettivamente a indirizzarvi, no? Eticamente verso anche nuove sfide, però mantenendo salda la vostra posizione. Ecco, noi chiaramente siamo sempre dalla parte dei pazienti che subiscono un danno, capita anche il decesso di un familiare, certo, quindi noi tuteliamo, diciamo, i pazienti, quindi i privati cittadini che si apprestano alle cure di una struttura sanitaria e poi invece ricevono un danno. Certo. Detto questo, però, non possiamo, diciamo, non confermare, come dire, quella che è stata la grandissima professionalità dei medici che hanno in qualche modo vissuto questo periodo allucinante di pandemia. Peraltro ricordiamo che sono morti in svariate decine, ora più di, mi pare che fossero addirittura sui 200, se non 150, non ricordo bene la cifra. Certo. Senta, avvocato, ovviamente questa è la sfida più grande che avete affrontato nel 2020 e anche in parte di quest'anno, e guardando al futuro adesso che cosa vedete? Visto che lei ha usato la parola anche lungimirante. Sembrerebbe che, insomma, questa situazione stia terminando, e ce lo auguriamo tutti naturalmente, per cui riprenderemo col solito piglio, quindi con una certa concentrazione e attenzione, a difendere i pazienti, a tutelarli e a far sì che ottengano quantomeno un risarcimento del danno per
l'eventuale responsabilità, certo, medica o della struttura sanitaria. Cosa che non avete mai smesso di fare, chiaramente. Mai smesso, però... di fare, perché poi io quando parlavo di zona grigia intendevo per relativamente casi Covid. Certamente. Veramente non certamente. Tutti gli ospedali erano ospedali Covid, perché poi di decessi in ambito di strutture sanitarie non Covid ce ne sono state per, certo, altre motivazioni, e chiaramente noi siamo sempre pronti a tutelare i pazienti. Certo. Ottimo, allora io, visto che questa è una ulteriore riconferma del vostro lavoro, e mi fa piacere che arrivi proprio dopo quest'anno, no? Perché vuol dire che ancora di più ci sono spunti per guardare avanti. Mi auguro che anche l'anno prossimo ci sarà un'ennesima riconferma. Ce l'auguriamo, certamente. Voi, se sarete chiamati, sarete qui. Assolutamente, tutti quanti, mi auguro. Esatto, perché visto che voleva venire quest'anno assolutamente con tutto il gruppo, lo studio. Assolutamente sì. Ci teniamo. Naturalmente i complimenti li porti anche a loro, a tutti quanti. Intanto può ritirare, grazie, il premio, quindi l'avvocato Bruno, grazie, Sgromo, studio legale Sgromo, grazie, avvocato dell'anno, responsabilità medica, risarcimento del danno. Grazie, grazie. A presto. Grazie.